Salve carissimi, io sono Nick Radogna e benvenuti in questo nuovissimo video. Dopo aver visto le invenzioni più stupide di sempre, le invenzioni divertenti per persone pigre, oggi siamo arrivati al punto di vedere le invenzioni che dovrebbero essere fermate, stoppate, vietate, bannate. Insomma, avete capito. Like, iscriviti al canale e buona visione. Non vedo l'ora. È mezzogiorno. Ah, ok, grazie. Come prima invenzione abbiamo un distributore d'acqua o di latte, dipende dalla madre cosa ci vuole mettere dentro, per i bambini. Ma guardate com'è strutturato, sembra quello per gli animali. Signora, al posto di fare un figlio potevi andare alla fiera e ti compravi un animale. Tanto per due soldi un topolino mio padre comprò. Vabbè, io direi di chiamare gli assistenti sociali. Perché pagare una donna delle pulizie quando puoi semplicemente mettere questo tipo di pantofole al tuo cane? In un video passato abbiamo visto la stessa invenzione su un bambino, su un neonato. Però in questo caso tu hai il cane, hai un animale domestico e te lo tieni così in casa. Tanto quello va da tutte le parti, quindi ti pulisce tutto, no? Però direi che dovrebbe fare attenzione a non scivolare. Perché se no si fa male, no? Perché se no si fa male, no? Che bellissimo italiano. Ma in realtà non so se questo cane starà comodo, perché già con i calzini i cani hanno molte difficoltà. Ecco, quanto è bello il modo di dire: ehi bro, mi dai una mano? Ma certo amico mio, te la do la mano. Ed è questa qui. Questa è un'altra invenzione che ti permette di dare una mano ai tuoi amici, ai tuoi animali domestici, a chiunque, senza dare effettivamente la mano, perché è una mano finta. Infatti, come possiamo notare, si può utilizzare per dare da mangiare i croccantini al proprio cane, per fare la tosse e per salvare le vite. Guardate la faccia del bambino che sta negando. Sicuramente sta pensando: guaglio, ma che mano mi stai dando? Io sinceramente lo utilizzerei solo per grattarmi la schiena, perché reputo inutile usarlo per dare i croccantini al cane. Che senso ha? Forse qui il senso c'è. Sapete com'è? Le stamparti servono per stampare cose utili come documenti e pagine da studiare. Ma cosa serve stampare la propria immagine sul formaggio? E se la mia memoria non mi inganna, esiste anche una stampante che ti permette di stampare la tua immagine sul toast. Allora, io in merito non avrei nulla da dire. Al massimo servirebbe per fare una cosa simpatica, ma non è che io non vivo se non mangio la mia immagine stampata sul formaggio. Direi che non ha senso. Però se andassi a MasterChef potrei utilizzare questo strumento per attirare un po' l'attenzione. Che mi ha bloccato la gola come una pallina di catrame e devo andare all'ospedale adesso, se no muoro. Complimenti per l'italiano, voglio. Voi la provereste questa invenzione? Lasciate un bel like. Che bella famiglia, tutti seduti al divano, belli tranquilli a leggere un bel libro. Ma che coperta è quella? È una coperta per 5 persone, infatti ci sono 5 buchi e ci sono anche le maniche. Beh, non è male come idea, perché io questa invenzione l'ho vista solo per una persona. Ma se uno abita da solo non è che se la deve comprare questa. Comunque non so se l'avete notato, ma ci si può fare anche un altro utilizzo, ovvero quello di coprire la propria auto. Va bene. Quante volte i nostri parenti ci dicono la famosissima frase: mi raccomando, non giocare col fuoco che è pericoloso. Beh, probabilmente dicevano così perché non conoscevano questa invenzione, questo gioco. Perché abbiamo My First Fire, il mio primo fuoco. In che senso? Perché qui abbiamo il bambino che, una volta che accende il fuoco, cosa fai? Cioè, ti stai così? Non avete gatti, non avete cani, ma volete provare comunque l'ebbrezza di portare un animale domestico a spasso? Potete utilizzare semplicemente questo strumento che vi permette di portare in giro il vostro pesciolino rosso. Vabbè. Vabbè, vabbè, vabbè. Qui invece abbiamo l'unica invenzione utile di questo video, per ora. Perché qui abbiamo delle forchettine a cui possono essere aggiunte le candeline sopra. Perché sapete com'è? Quando ci sono le feste di compleanno è sempre difficile mettere ste candeline sopra la torta, che poi si sciolgono e la cera va sulla cioccolata. Quindi usi questi e stai a posto. Davvero buonissima questa torta. E le posate stanno sotto le candeline. Secondo me molte mamme saranno contente di vedere questa invenzione, perché sapete com'è, le nostre mamme sono stanche, sono nervose, sono esauste di vedere i bambini che corrono per tutta la casa. Quindi cosa fare? Mettere questi aggeggi pesanti sulle gambe dei bambini. E voi direte: perché? Perché diventano più lenti, sono pesanti, quindi fanno fatica a camminare, quindi resteranno fermi sul posto così, aspettando che la mamma toglierà questi cosi dalle gambe. Però attenzione, un uso prolungato
impatto di questi aggeggi svilupperà moltissimo i muscoli dei bambini, quindi diventeranno come l'immagine che vedete sulla destra. Your Mac friend, Brent Rambo. Sta piovendo! Per sfortuna non avete l'ombrello e quindi vi bagnate i capelli, ma non siete a casa, quindi come fate? No, pensateci, come fate? Bene, io ho la soluzione per voi! Le scarpe con il phon incorporato. Io ero rimasto alle scarpe che respirano. È un'invenzione davvero top, perché io mi sto immaginando un signore che ha bisogno di un phon e si presenta sto tizio con la scarpa. Mannaggia, oh, stava piovendo e mi sono bagnato tutto. Ho tutti i capelli bagnati e mo come faccio? Lo so, bruttissimo tempo. Comunque tranquillo, tieni, asciugati i capelli, voglio. Voglio vomitare in questo preciso momento, perché abbiamo una candela fatta da cerume delle orecchie. Che schifo, ragazzi. Però vi spiego come. In basso a sinistra c'è una ragazza che dorme con una cuffia simile a quella della piscina, con un tubo attaccato alle orecchie che mentre dormi ti tolgono il cerume. Io direi che è meglio vietare, bannare, fermare per tutta la vita questa invenzione, e vorrei arrestare anche quello che l'ha creata. Ma come ti viene in mente, oh? Finalmente eccovi l'invenzione che aspettavo da tantissimi anni, ovvero un dentifricio che è possibile aprirlo da entrambi i lati. Perché quante volte ci capita di finire quel tubo e dover essere obbligati a schiacciarlo per poter far uscire il dentifricio? Con questo tipo di tubetto il problema sarà annullato. Che bello! Beh, che ne dite? Voglio capire perché noi italiani siamo gli unici ad usare il bidet. Perché questi stranieri si inventano di tutto pur di non farlo. E infatti qui abbiamo un'invenzione che permette di mettere una rotella nel water che ti pulisce il sedere quando è finito di fare la cacca. Sto immaginando già al dolore solletico che mi farebbe questo, quindi io eviterei. E spero che sia monouso, perché per questioni igieniche lo vorrei utilizzare solo io e non tutti quelli che vanno in quel bagno. Immaginate di avere un animale domestico e di non avere lo spazio sufficiente per farlo correre e giocare liberamente come se fosse all'aria aperta. Quindi cosa fare? Portarlo in un parco, in un bosco, in una foresta? No, usate il VR. Perché questo oggetto è un visore virtuale che vi permette di stare in qualsiasi posto anche quando non potete. Quindi voi lo mettete al cane e lui penserà di essere in un bosco, in un parco, insomma all'aria aperta. Infatti una volta ho immaginato di stare alla maratona di Londra e ho sbattuto il mignolo sul comodino. Non immaginate quanti dolori ho avuto. Questa invenzione è fighissima, perché abbiamo una colla stick che non ha all'interno la colla ma il burro per metterlo sulle fette di pan carré. Che genialata, che genialata. Io quasi quasi lo porterei a scuola, così magari mangio anche di nascosto. Questa invenzione è per le persone anziane, perché abbiamo urinal. Ma che schifo è? È una cosa per fare la pipì portatile, e quindi questo signore dovrebbe portarsi la pipì accanto, attaccata alla cintura per sé in giro per la città. Ma che è? Oh, un bagno pubblico ti faceva schifo, vero? Però se ci pensate è la versione letterale del modo di dire romano "Ao, a busta dei piscio", perché quello ce l'ha veramente la busta dei piscio. Di plastica, però ce l'ha. In una delle prime immagini che abbiamo recensito abbiamo visto come risparmiare sulla donna delle pulizie mettendo dei calzini, tra virgolette, ai cani. Bene, qui abbiamo un metodo per sconfiggere la pigrizia e risparmiare su un ipotetico maggiordomo, perché basta mettere questo vestito al cane e lui vi porterà tutto quello che volete. Ma quello che dico io è che i cani saltano, si rivoltano, giocano sui divani, quindi se avessero questo tipo di oggetti sul loro corpo tutto cadrebbe per terra. Io direi di evitare. Quindi questa è una delle top invenzioni che dovrebbero essere vietate. Anche secondo voi? Lasciate un mi piace. Questa invenzione la voglio, perché oltre alla mano di prima abbiamo un'altra mano che vi permette di tagliare qualsiasi cosa di cibo senza rischiare di tagliarvi le dita. Beh dai, questa è utile. Quindi voi senza paura metterete la mano finta e farete... E come ultima invenzione da vietare abbiamo i coffee talkies, ovvero un thermos per il caffè che vi permette di comunicare con l'altra persona. È inutile? Servirebbe secondo voi? Secondo me non tantissimo. E comunque io sto immaginando la scena di uno che ha bisogno di fare una telefonata e si presenta a lui dicendo: "E certo, Wagyo, che problema c'è?" 3, 2, 1.
Bene ragazzi, il video di oggi termina qui. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto lasciando un bel like. E adesso passiamo a salutare le ultime 5 notifiche che mi sono arrivate sul mio profilo Instagram, che sono Daniele Martinelli 06, Paolo e Raffaele Damola, Tatarin, Alex05YT e Francesca Lisanti. Se anche tu vorresti essere salutato in un prossimo video, seguimi su Instagram, iscriviti al canale attivando la campanellina e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao ragazzi!